La pubblicazione del primo rapporto Istat-CNEL sul benessere eco e sostenibile, BES, è un momento molto importante, non solo per la statistica italiana, ma speriamo anche per la società italiana. Riuscire a dare un'idea complessiva del benessere eco e sostenibile e della sua evoluzione nel tempo attraverso indicatori statistici solidi, scelti attraverso un dialogo molto intenso con le diverse componenti della società, rappresenta un nuovo modo di raccontare l'evoluzione del nostro paese. Infatti, questo concetto di benessere eco e sostenibile, il cui aumento produce progresso nella società, è un concetto fortemente inclusivo, che naturalmente è multidimensionale e non può essere misurato con un unico indicatore, come si è fatto spesso con il prodotto interno. E allora la domanda è: se dobbiamo usare più indicatori, chi sceglie questi indicatori? Chi sceglie che cosa è importante per l'Italia, per i suoi cittadini? È per questo che abbiamo svolto questa ampia consultazione con l'aiuto proprio del CNEL per identificare e concordare un insieme di domini attraverso cui articolare questo concetto di benessere eco e sostenibile, come la sanità, i rapporti interpersonali, l'ambiente e così via, e poi attraverso la collaborazione di più di 80 esperti nelle varie materie abbiamo identificato possibili indicatori, cioè quegli indicatori più pertinenti, più rilevanti per ciascun dominio. E poi abbiamo messo insieme questi esperti e insieme con i rappresentanti della società civile, e il risultato è un insieme di oltre 130 indicatori per i 12 domini che abbiamo scelto, che pensiamo sia una buona rappresentazione della dinamica e dello stato del nostro paese. Naturalmente la domanda è: che cosa ci si fa adesso con questo rapporto? Per questo abbiamo voluto che questo rapporto fosse scritto in un linguaggio non tecnico, ma accessibile anche ai cittadini. Perché se questa informazione non arriva non solo ai politici, ma anche ai cittadini, non cambia la domanda politica, non cambia la domanda per nuove politiche. Ecco perché faremo di tutto, anche con l'aiuto delle associazioni che ci hanno assistito fino adesso, per diffondere questa informazione il più ampiamente possibile. Tutto questo cambierà da sola la nostra società? Forse, ma non in brevissimo tempo. Quali sono gli altri ingredienti che mancano? Al di là di questa conoscenza profonda, condivisa sulle tendenze della società italiana nelle sue diverse articolazioni dell'economia italiana, abbiamo bisogno che la politica cambi approccio. Per questo abbiamo bisogno probabilmente che quando si fa una nuova legge, ad esempio, la relazione tecnica guardi all'impatto possibile di questa nuova legge sulle diverse dimensioni del progresso e del benessere eco e sostenibile. Questo è il percorso che speriamo questa iniziativa avvii. Naturalmente ci vuole la collaborazione di tutti e l'Istat da parte sua metterà a disposizione esperienza di analisi proprio per aiutare chi vorrà approfondire questi temi ad avere una migliore conoscenza dei fenomeni e quindi prendere migliori decisioni.